c'è pure una musica quasi hollywoodiana, un po' da Steven Spielberg, ben arrivati. Vi riconoscete in questa definizione di eroi? Tanto, cioè, è stato così difficile. Tutti voi racconterete storie di un discreto successo, notevole successo. Vi riconoscete? È stato così dura da essere chiamati eroi in questo paese per fare startup? Enrico. Eroi è una parolona, parolona molto, molto importante. Sicuramente c'è tantissimo olio di gomito e da rimboccarsi le maniche. E quando siamo partiti, parlo per la mia esperienza individuale, siamo partiti in piccolo, siamo partiti in maniera molto umile, sì, anche per sbagliare in piccolo e poi dimostrare quello che potevamo fare, imparare, per poi crescere in maniera molto più veloce. Allora, arrivo a voi subito, c'ho un video per Velasca, giusto? Assolutamente sì. Mi mandate il video di Velasca e poi così spieghiamo che cos'è per quelli che non dovessero saperlo. Allora, intanto fatevi dire che io come giornalista sono un curioso malato e tutte le volte che devo conoscere qualcuno, incontrare qualcuno, faccio di tutto. Per loro sono ovviamente andato sui loro siti, i loro profili, le loro interviste e nel suo caso ho comprato 2 paia di scarpe oggi. Adesso vi dirò dopo quando arrivano perché la consegna è in... In un paio di giorni. Un paio di giorni. Sì. Questo aiuta, anzi, parte aiuta, del programma. Per bisogna andare. Io mi chiedo, guardando quel video, però, alla fine, che c'è di nuovo? Cioè, noi siamo un paese che tradizionalmente le scarpe ha sempre fatte. Sì, assolutamente. Che c'è di nuovo nella vostra idea? Siete in 2, tu e Jacopo Sebastio? Esatto, sì, esatto. Siamo i 2 soci operativi e questo è il bello, secondo me. Il bello è che all'interno delle start-up, adesso siamo chiamati anche scale-up, ci sono anche realtà che prendono la tradizione italiana, non la ignorano, e la portano nel 2018. Noi siamo nati con un'idea molto semplice, che è quella di creare un marchio utilizzando il digitale per fare qualcosa di nuovo e di competitivo sui mercati. Perché? Perché al posto di andare nel settore, nella distribuzione tradizionale di showroom, distributori e negozi terzi, quindi il classico modello wholesale, tagliamo questa intermediazione, tagliamo almeno 2 passaggi nella catena della distribuzione e abbiamo prodotti di alta qualità a quello che non tagliate sono gli artigiani. Quello mai. Perché quella è la vera... Cioè, voi alla fine portate gli artigiani su internet, alla fine, sul web. Sì, sì. Creando un marchio, sì. Che è una bella sfida anche quella. Però assolutamente... Ma siete di famiglia, di tradizioni... Non nelle calzature. No, siamo partiti a zero. Quando dicevo... E perché avete scelto le calzature? Perché, allora, in parte è stata un'esigenza personale. Perché vivo a Singapore quando abbiamo avuto l'idea e lì proprio la fascia media non esiste, no? Cioè... Il grande lusso o il prodotto di scarsa qualità e questa è stata la scintilla. In parte anche un'analisi un po' più di, diciamo, di business, perché è uno dei prodotti che facciamo ancora in Italia in maniera competitiva sui mercati. La prima cosa è stata andarsi a trovare gli artigiani. Avete scelto anche una regione che è la regione forse una delle più importanti per le scarpe. Sì. Raccontami com'è andata. Sì, all'inizio proprio abbiamo bussato le porte e devo dire che siamo uno dei casi in cui la crisi ci ha aiutato, perché questi artigiani erano in crisi. A livello di fatturato anche 30-40% in meno. Era e il post-crisi 2008 praticamente, voi sì, siete partiti qualche anno dopo. Noi siamo partiti nel 2012, sì. Fine 2012, ma c'era ancora molto questa sì, crisi. Sì, sì, sì. E siamo riusciti ad entrare a iniziare a lavorare con loro proprio perché erano in difficoltà. Ma il design lo fate voi? Sì, quello sì. Quindi il tuo socio le disegna, loro le realizzano e tu hai fatto... All'inizio disegnavamo noi, nel senso che con i modellisti lavoravamo a stretto contatto, adesso abbiamo un team di designer interni. Senti, quando siete partiti, ho letto da qualche parte 120 scarpe partite e volate via, sì, che cosa era successo? Come avete fatto a venderle subito? Cioè non c'era il marchio, non ci sapeva nulla? Allora, all'inizio siamo partiti con le campagne online, abbiamo venduto la prima scarpa online, non ad amici e parenti, a Torino, abbiamo ancora la fattura della prima vendita, e, a cui abbiamo abbinato sempre delle operazioni di temporary store, di pop-up, di addirittura. Quindi c'è bisogno di una parte fisica, poi ne lo vedremo. Assolutamente. Quindi 120 mocassini. Quello è il primo ordine, se pensiamo che le vendiamo tutti i giorni adesso, anzi. Cioè oggi quanti se ne vendono più o meno sul sito? Lo so, più o meno lo sai esattamente. Anche di più di 125 al giorno. Con i miei 2 di oggi, ti dico. 127 cose. Allora. Senti, una delle cose fondamentali emersa dalla relazione di Alberto Netti è la mancanza di capitali. Voi con che soldi siete partiti? E come li avete trovati strada facendo quelli che sono serviti a crescere?
Allora, noi siamo partiti molto all'inizio con i soldi personali, dei risparmi, molto in piccolo. E tra l'altro e per partire di quanto c'è bisogno? Noi abbiamo messo 20.000 euro a testa. 20.000 euro a testa. In realtà molto poco. E, ovviamente poi abbiamo fatto diversi round di capitali, prima con persone fisiche e poi con investitori istituzionali. Tra l'altro ho nel panel qui di fianco a me il mio primo investitore, diciamo, istituzionale che è entrato a bordo, che è Marco di Tannico, che è creduto quando avevamo sostanzialmente un PowerPoint e qualche vendita da far vedere, ma avevamo tantissima voglia di creare questo modello di business in Italia per vendere in Italia e nel mondo. E, diciamo che per adesso mi sento di dire che soldi? Hai avuto la ragione. Gli altri soldi sono arrivati dai fondi. Quanti? Di che cosa hai raccolto? Noi in totale 3 milioni e 2 abbiamo raccolto. Quello che mi chiede è una cosa, 3 milioni e 2 può sembrare una cifra grande, no, adesso ne parleremo anche con voi. Il tema fondamentale delle start-up è che poi restano piccole. E spesso succede che noi esultiamo, l'altro giorno è accaduto con una storia anche bella, che è quella di Musement, no? Che è stata comprata da un gruppo tedesco. Però ti dici, ma perché non è Musement che ha comprato un gruppo tedesco? Adesso sto estremizzando, cioè perché alla fine il nostro destino è rimanere piccoli, fare delle cose carine e farci comprare dagli altri. Avete abbastanza soldi per diventare grandi? Ne parleremo anche con tutti voi. Se è questione di tempo, nel senso che il nanismo delle aziende c'è anche non solo nella startup, no, in Italia, è un carattere comune, però è questione di tempo. Secondo me, io quello che vedo nell'ecosistema è tantissime persone veramente in gamba che si stanno andando da fare. È ovvio che è molto piccolo, sia a livello di fondi sia a livello di startup, siamo in pochi, quello sicuramente. Senti, dite voi i vostri negozi, non li chiamate negozi, li chiamate botteghe? Sì, sono botteghe. Dammi la differenza. Sono botteghe, al di là del marketing. È storytelling, no, questo sì, diciamo. No, la bottega richiama il mondo dell'artigianato, della tradizione italiana. Quello che è diverso, che non è un negozio tradizionale, che non ci basiamo tanto su classica strategia del passaggio pedonale, quanti entrano, quanti convertono, ma sono effettivamente un'estensione della nostra presenza online. Tant'è che 8 su 10 delle persone che acquistano nelle nostre botteghe ci conoscono già. Senti, a proposito di storytelling, voi fate le scarpe nelle Marche, sì. Corretto? Però tutte le scarpe hanno un nome in dialetto milanese. Io oggi credo che ho comprato delle Pelandrun e qualcos'altro che non saprei dire, ma dimmi un po' di nomi, come si chiamano queste scarpe? C'è Giacalustra, che è uno dei più venduti. Giacalustra, che vuol dire in milanese? È il lavoratore, quello che ha la Giacalustra, Giacalustra. Che si rovina. No? Raccontami la scelta dei nomi in dialetto milanese. Noi siamo entrambi di Milano come soci, tant'è che il nome Velasca deriva dalla Torre Velasca, che è simbolo della rinascita, no? Dopoguerra di Milano, e volevamo dare un'identità forte. Gli anni 50, che stavamo quasi per ripartire, c'era un paese ottimista. Sì, c'è un po' l'ambizione appunto di avere una ripartenza nel mondo digitale della calzatura artigianale, per cui abbiamo scelto il nome. Senti, dopo quei dati che hai visto, ancora così ottimista? Io sono ottimista, è ovvio che comparare l'Italia all'America è impossibile ad oggi, però loro sono 50 anni, no? Che è una storia di successo e exit di grandi numeri che poi portano capitali a essere reinvestiti, no? Nell'ecosistema. Da noi forse c'è stata una prima ondata nella fine anni 90, poi un po' un buco e adesso si sta ripartendo. Ultima cosa, tra l'altro lo dico alla regia, non ho il timer del tempo, posso parlare fino alle 9 di sera se non mi date il timer, a un certo punto ditemi quanto siamo fuori. L'ultima è uno dei difetti delle start-up italiane, e lo sapete, se ne sa bene, è quello di essere troppo italiane. Quanto siete internazionali adesso? Quanto vendi in giro per il mondo? Per adesso siamo al 25% delle vendite. Quindi una scarpa su quattro la vendi fuori dall'Italia? Sì, questa è la nostra grande sfida. L'ultimo momento di capitale è finalizzato proprio a quello. Prima Francia e UK e poi anche fuori dall'Europa. Quindi l'idea di aprire dei negozi, anche delle botteghe negli Stati Uniti? Sì, prima costruendo la community online. Quindi numero di clienti, quindi le metriche. E poi dopo, una volta con un po' di statistica alla mano, aprire le botteghe. Bene, un applauso per Enrico Casati. Grazie mille. Velasca, bella storia. Alberto, facciamo te? È come a scuola l'interrogazione più che un'intervista. Tanto Satispay, credo che una delle più belle soddisfazioni di Satispay, che adesso mi racconterai quando è nata, perché eccetera, è quando ho visto la pubblicità di Satispay ovunque. Mi ricordo quando siete nati, che sembrava una cosa a volte, volendo anche velleitaria, no? Pensare nel mondo di PayPal, che arrivavano questi ragazzi italiani che si facevano la foto sul puff, che pensavano di farcela, e poi invece a un certo punto ce l'avete fatta. Avete raccolto quanti soldi alla fine? Ad oggi abbiamo raccolto 42 milioni di euro, è legato proprio al contesto di cui parli, un contesto complesso, a un contesto finanziario di pagamenti dove sono necessari. Perdonami, 42 milioni di euro non avete fiatato? Un applauso a 42 milioni di euro, non so come si raccolgono in Italia
Tra l'altro, diciamo anche, l'hai raccolti tutti in Italia? No, diciamo che gli ultimi passaggi sono anche stati sull'estero, però diciamo almeno il 65-70% in Italia. Comunque l'Italia è il secondo paese al mondo per risparmio privato, di soldi ce ne sono tantissimi. Guardiamo sempre alle start-up scandinave che paiono conquistare mercati in 2 anni, ma mercati di 4-5 milioni di abitanti. Qui abbiamo 60 milioni di abitanti, ci sono tantissimi imprenditori che magari non hanno fatto digital ma ci sono già passati, e come imprenditori tipicamente vogliono fare testa loro e spesso vogliono anche decidere dove investire, e tante volte sono l'investitore ideale perché sa darti una mano quando ne hai bisogno, sa non disturbare perché sa cosa vuol dire fare l'imprenditore, e in fondo ha avuto a che fare con le persone, che è il tema più complesso. Se riusciamo oggi a essere notati in giro, visibili, soprattutto perché abbiamo 50.000 negozi. Però dove si accetta, è bello questo fatto che uno parte con un sito internet, anzi parte con un'app, e poi a un certo punto occupa tutti gli autobus delle grandi città. Cioè, siete diventati pop da un certo punto, cioè siete diventati di massa. Diciamo che fortunatamente il grafico sa fare sempre cose di impatto, perché sono un paio per città, ma si fanno notare. Sì. Però ritengo che sia, è un po' la nostra missione. Noi portiamo internet nella vita di tutti i giorni, nei negozi fisici. Noi esistiamo grazie al mobile e siamo usati più o meno un milione di volte al mese per pagare 70% delle volte. Un milione di volte al mese, fammelo fare al volo, sono 30.000 volte al giorno? Sì. Giusto? Corretto? Poco di più. Quindi tanta roba. E mi racconti l'inizio, 3 ragazzi di Cuneo che a un certo punto decidono in Italia che c'era un altro modo di pagare. Uno vorrebbe dire, ma c'hanno già i banchi, ma le carte di credito, PayPal, perché c'era bisogno di Satispay? Perché quando mi svegliavo la mattina ed ero in ritardo per andare al lavoro, se volevo fare colazione e non avevo prelevato, mi dicevano di no, che non potevo pagare con carta. E se per caso avevo prelevato, non avevano il resto dei 50 euro. Stavo già facendo tutto in modo digitale nel 2012, ma ancora non potevo pagare per gli importi piccoli, che sono i pagamenti che fai sicuramente tutti i giorni. Certo, comprarmi un abito, l'abbigliamento con la carta lo potevo fare, ma non i pagamenti di tutti i giorni. Poi, anche a causa della crisi, spesso si inizia a lavorare condividendo anche magari casa con dei coinquilini, e lo scambio di denaro è un'esigenza fortissima e non c'erano degli strumenti per farlo. Guardando a cosa stavano facendo le banche italiane, ci veniva un po' da ridere, sia di user experience, che perché non potevano essere usati da chiunque a prescindere da quale conto avessero. Guardiamo ovviamente agli Stati Uniti e vediamo che Google stava lavorando a un'applicazione che usava le carte, e se in Europa 80% dei pagamenti ancora cash, perché i negozianti non amano le carte. Perché allora dovrebbero amare Satispay rispetto alle carte? Perché siamo indipendenti dalle carte di credito, e quindi siamo, a differenza di essere un circuito che poi è distribuito dalle banche, che deve usare vari attori e quindi sommare diversi costi, nessuno all'infuori di Satispay interviene nel processo di pagamento che va dal conto del pagatore al conto del beneficiario. Quindi le commissioni sono più basse. Assolutamente, e da lì anche il fatto di essere in controllo delle commissioni. Visa e Mastercard non lo sono, ogni banca decide per ogni cliente esercente cosa fare. Satispay per tutti gli esercenti è gratuito sotto i 10 euro e 20 centesimi sopra i 10 euro. Questo te lo consente internet, che ci ha dato la possibilità di distribuirci direttamente sui clienti finali, e i nostri consumatori sanno che Satispay non ha un costo sotto i 10 euro, e in Italia ciò vuol dire non vergognarmi di pagare un caffè senza contanti. So, lo vedo che hanno Satispay, entro e pago così. E questo per noi era, ci abbiamo creduto dall'inizio, abbiamo puntato ai pagamenti piccoli perché uno, sono i più frequenti, e due, se sono i più frequenti creano una nuova abitudine. Infatti Satispay è già usata 8 volte al mese in un il mercato. Il vostro cliente è giovane, immagino? In realtà è omogeneamente distribuito tra i 25 e i 45 anni, e poi scende abbastanza lentamente. Sull'università sta salendo, ma sono soprattutto persone nei Quindi primi anni di età lavorativa. Su che categorie lo fate? Noi siamo sempre esercente prima, quindi andiamo a creare nelle città una certa densità di esercenti. Partiamo tipicamente da aziende food, quindi i ristoranti, le caffetterie, i supermercati. E poi però il vero successo è stata Esselunga.
Eh sì, diciamo che c'è tante post-esse lunga. Tanta roba. Sì, infatti si parla sempre dei capitali che abbiamo raccolto, ma in realtà quello vale di più. Aver convenzionato esse lunga è stata la cosa più importante. Beh, quello che ci ha portato nelle grandi aziende. Come si convince esse lunga su quel modo? Ci vuole un anno. E bisogna essere migliori. Una seduzione infinita. Bisogna anticipare gli altri. Ovviamente non eravamo l'unica azienda di mobile payment. La prima reazione qual è stata quando siete andati? Voglia di capire. Quindi interesse comunque. Sì, poi si è detto ma noi vorremmo fare così e lì siamo stati secondo me bravi a dire abbiamo già 10.000 negozi che fanno cos'ha. Provate ad ascoltarci e vedete che riusciamo ad arrivare e devo dire è stato un punto di svolta perché poi molta della GDO ormai quasi tutta accetta Satispay e dalla GDO passa più della metà del PIL in termini di pagamenti fatti ogni anno. E per contro è un'eccellenza italiana riconosciuta come tale in tutti i settori e quindi il fatto di essere stati scelti da loro è stato per noi un abilitatore di partnership e di crescita in generale sia sulle aziende sia sul consumatore. Il consumatore che non conosceva Satispay portava su Satispay il livello di fiducia che aveva in Esselunga e nelle altre grandi aziende che ci hanno Alberto, scelto. Io ho il mio momento Pippo Baudo e visto che sto diventando anziano ti vorrei dire ti ho visto nascere, ho visto l'inizio di Satispay, quindi l'ho visto partire, quindi ho seguito anche momenti complicati. Quando tu dici abbiamo raccolto più di 40 milioni, non è che vi siete messi in tasca 40 milioni e l'avete investito in real estate, cioè, che cosa fa una startup con 40 milioni? Raccontiamolo perché non è che siete diventati ricchi. Una startup con 40 milioni, beh intanto le ho... Tutti cioè, in c'è un problema di capitale. Cash flow negativo, cioè, questo è il tema ancora, in momento di crescita questo è il tema. Non c'è il problema del cash flow negativo, c'è l'opportunità del cash flow negativo. Bravo, noi siamo riusciti a spiegare che l'opportunità di essere uno dei leader nei pagamenti è quella di fare miliardi di profitti e anche miliardi di margini. Per farli bisogna avere milioni di clienti. Siamo d'accordo che bisogna avere milioni di clienti? Ok, andiamo a prenderceli. Poi misuriamo le unit economics, cioè... Cerchiamo di capire se a 3 anni da quando siamo partiti come adesso ha senso, gli utenti ci usano abbastanza e producono ricavi. Però se mi producono ricavi da ripagarsi in 3 anni va benissimo, in 2 anni ancora meglio, cosa che sta succedendo. Il punto è che voglio crescere subito. Abbiamo qua esempi di chi ha saputo far crescere anche Amazon che comunque quando a fine anni 90, inizio anni 2000 ancora perdeva soldi, c'era chi diceva dovrebbe vendere tutti i libri del mondo per giustificare di valere 30 miliardi, adesso è sul trillion. Per quelli di voi che stanno in ultima fila, un applauso a Diego Piacentini che è arrivato, sta qua con noi, lo sentiremo alla fine, citato. E su questi esempi che ci siamo messi in testa questa storia e... Di raccogliere, raccontando dove si può arrivare e la difficoltà è che in Italia la gran parte dei finanziamenti delle aziende è per debito bancario e mentre negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni tipicamente è con la borsa, se qualcosa di buono faranno questi eroi degli start-up per spiegare quanto è più facile fare azienda, quanto abbia più senso fare azienda con investitori che entrano nell'equity e che ti consentono di non preoccuparti di come ripagare i finanziamenti, almeno nei primi anni, ma ti chiedono solo di dedicarti alla crescita. Senti, un'ultima cosa, che cos'è il cashback che fate adesso per i vostri clienti? Cioè, come funziona? Che io compro qualcosa e tu mi ridai dei soldi? Allora, diciamo che a un certo punto, visto quanto costa fare pubblicità in TV e altre cose, abbiamo detto, ma perché non proviamo a restituire una percentuale di quello che pagano i nostri utenti come attività pubblicitaria? Ha funzionato, si è iscritta un sacco di gente, ha funzionato perché quando non lo facciamo continuano a iscriversi e usarci. La cosa più interessante è che già dopo i primi esperimenti tanti negozianti ci hanno chiesto possiamo pagare noi il cashback? In fondo quando lo fate arrivano centinaia di nuovi clienti in più e ad oggi inizia a avvicinarsi al 50% del nostro fatturato, cioè le aziende pagano per poter usare Satispay come un canale di marketing. Sono appena 20 euro al mese, ma gli consentono di semplicemente far sapere su un'applicazione che viene aperta milioni di volte ogni mese dai consumatori che danno uno sconto. Spesso per farlo sapere devono fare magari affissioni e non sanno mai quando torna. In fondo, quando si fa un investimento in marketing si vuole vendere. Alla fine della vendita c'è il pagamento e abbiamo capito, e non era nei business plan all'inizio,
che se lo strumento di pagamento è anche il canale di marketing, chiudiamo il cerchio e portiamo su un business finanziario anche i budget di marketing. Le banche lo sanno, a vendere strumenti di pagamento si litiga sullo 0,0%, a dare uno strumento di marketing efficace i temi di pricing sono Alberto, molto meno rilevanti. Alberto, telegrafico, ci abbiamo ancora tre storie da sentire. E come va a Londra? Avete aperto lì? Come sta andando? Beh, Satispay ha dovuto aprire a Londra perché non c'erano le condizioni per operare a livello europeo come intermediario italiano. Avremmo dovuto chiedere agli stranieri il codice fiscale italiano. A Londra ovviamente non va bene perché hanno fatto la genialata di uscire dall'euro. E quindi questa base europea la sposteremo in un altro in un altro paese europeo. Ma quindi siete uno di quei casi che se ne andrà da Londra per effetto della Brexit? Assolutamente sì. Abbiamo 15 persone lì che si sposteranno, in parte rientreranno sull'Italia, in parte su un altro paese. Avete scelto dove andare? Siamo ancora selezionando. Cioè, qual è l'altra città interessante in Europa? Beh, quelli che stanno lavorando meglio sono il Lussemburgo, che presi dal voler uscire dalla storia di segreto fiscale sono diventati un hub finanziario e anche a livello di professionisti c'è molto valore, ma anche l'Olanda sta lavorando bene. La Francia fa molto advertising, ma nella sostanza non è così semplice, l'abbiamo scartato. Ne parleremo dopo nel successivo panel. Un applauso anche per Alberto Dal Masso. Grazie. Giovanni Delisi. Di Giovanni posso dire che ho visto, credo, il primo PowerPoint. Era in finale al premio Marzotto nel 2012-2013, è stato uno dei 5 finalisti, non ha vinto inopinatamente perché oggettivamente è un'idea geniale. Dilla te, Green Rail, tanto dimmi la tua idea, l'idea generale, che poi è diventata un'azienda vera. Sì, Green Rail è una traversa ferroviaria in plastica gomma riciclata brevettata in 80 paesi del mondo. Cioè tu hai reinventato la traversina ferroviaria e hai detto invece che farla nel solito modo inquinante ricicliamo i pneumatici. Ricicliamo plastica, ricicliamo pneumatici e riusciamo a riciclare 35 tonnellate di materia prima e seconda per ogni chilometro di linea. C'è ancora nel progetto il fatto che c'è una ricarica automatica quando passa sopra il treno? Assolutamente sì, anzi abbiamo appena installato in ferrovia. Spieghiamola perché è interessante, questa me la ricordo dalle prime slide. Come funziona? Oltre a tutti i vantaggi tecnici che la traversa ha grazie a questa copertura in plastica e gomma, che possiamo, come dire, riassumere in economici e tecnici, abbiamo creato una traversa che è in grado di sviluppare energia, che è la Green Rail Solar. Fondamentalmente le linee ferroviarie, pensate che per il 95% stanno esposte al sole e non fungono la loro funzione da linea ferroviaria, perché esclusivamente quando passa il treno rispondono alla loro funzione. Quindi abbiamo capito che c'era il potenziale di trasformarle e quindi renderle attive da infrastrutture passive, infrastrutture attive. Abbiamo installato 2 settimane fa la prima tratta con Ferrovie Emilia-Romagna. Stiamo con Ferrovie? Emilia-Romagna. Quindi la buona notizia è che dopo 5 anni, 6 anni, stai finalmente lavorando sul serio in Italia, perché l'idea è così geniale, immagino che Trenitalia ti ha fatto punti d'oro. Non con Ferrovie dello Stato, perché questo è il problema delle start-up in Italia, diciamo che ti scontri con l'italianità, con la mentalità italiana, cioè sei un problema, non sei una risorsa, ma lo notiamo in tutto il contesto. Satispay va all'estero, cioè un'eccellenza italiana va all'estero perché altrimenti va incontro a delle problematiche con la legislazione locale. Il legislatore non ti ascolta, le aziende per quanto riguarda il nostro caso non ci ascoltano e quindi noi andiamo felicemente all'estero. Siamo contenti. Allora, di la prima cosa che hai dovuto fare, però, hai dovuto trasformare la tua idea in un progetto facendo anche molte ricerche. Hai trovato un partner nel Politecnico di Milano, se non sbaglio. Assolutamente sì, non è stato facile. Quando dicevi siete gli eroi, non mi reputo un eroe, mi reputo un imprenditore. Io ho scelto di fare azienda, lo dico sempre, quando io ho deciso di creare Green Rail, non sapevo nemmeno cosa fosse una startup. Nel 2011. Qual è stata la tua scintilla? Cioè, cosa facevi prima? Io ho cominciato da operaio nei cantieri di armamento ferroviario, cioè costruzione di linee ferroviarie. Ho cominciato a 19 anni quando ho deciso che volevo fare impresa e non volevo fare l'avvocato, quindi ho lasciato giurisprudenza con lotte ovviamente familiari, intestine, nonno avvocato, mamma, papà, cioè una guerra. E infatti la mia destinazione è stata cantiere. Pensavo che ti stessi perdendo, diciamo, una scelta di perdizione. Io sono sempre stato di carattere abbastanza forte, io già a 19 anni sapevo quello che volevo fare, quindi li ho convinti, però ho fatto per 5 anni l'operaio. Consiglio che ho cominciato a fare le salde. L'operaio dove eri? Il primo cantiere a Busto Arsizio, io sono di Palermo, quindi ero a 1000 chilometri di distanza
da tu sai che la tua casa. Storia, se poi davvero avrai successo, è pronta per Hollywood, naturalmente. Fantastico, no? Sto scrivendo il libro. Quella, ci sta. C'è un video, possiamo vedere un video facciamolo che riassume un attimo quello che facciamo. Facciamolo vedere. L'inquinamento è il grande carnefice. Mettere in campo un'economia globale responsabile, partendo dall'industria ferroviaria. Questa la visione di Green Rail. La tecnologia brevettata delle sue traverse permette di riciclare fino a 35 tonnellate di gomma da pneumatici fuori uso e plastica da riciclo per ogni chilometro di linea ferroviaria. Un futuro migliore è possibile. Il cambiamento inizia qui e ora. Senti, allora, detto che a un certo punto andate avanti, il Politecnico valida quello che voi state facendo, funziona, avevi due problemi, trovare i soldi e trovare qualcuno che davvero implementasse l'idea, che la mettesse a terra. Che cosa è successo? All'inizio assolutamente sì, cioè considera che io dico sempre, io ho cominciato a vincere tutte le startup competition possibili e immaginabili, avendo soltanto, rappresentando soltanto l'idea, io non avevo il prodotto, avevo l'idea brevettata, bella idea brevettata, ma nel 2012-2013 eravamo brevettati PCT, quindi in copertura 148. Che è successo? No. Vai. È tornato. E il 2013 finalisti premio Marzotto. Cambiamo il microfono, dai, al volo. Cambiamo. Sa, ok. E 2014 vinciamo il premio Edison Start, che era un premio da 100.000 euro, che sono stati i primi fondi che abbiamo raccolto. Quindi i tuoi primi soldi sono stati un premio? Sì, e la cosa bellissima in ricordo è che durante quella finale è nata l'idea della Green Rail Solar. Io l'idea della Green Rail Solar l'ho avuta durante la finale del premio Edison, che quindi stavo per tutti, vincere. Non sono tutti così inutili queste startup competition che hanno invaso l'Italia questi anni? Per me sono state fondamentali, perché sono stati quei contesti dove comunque mi sono formato, dove ho imparato a rappresentare l'idea, che è una cosa che noto molte start-up, molte giovani start-up non sono in grado di comunicare bene. Certo. Parlano con un linguaggio che è particolare, assolutamente verticale nel loro settore, quindi la massa non li comprende. E io ho avuto la fortuna di avere un'innovazione in un settore che già incuriosisce di per sé, perché comunque l'effetto wow, che quando la gente capisce cosa abbiamo inventato, tutte le persone una volta nella vita hanno preso il treno, tutte le persone si sono ritrovate in una stazione a guardare quei binari, non hanno mai fatto caso che quei binari sono composti ogni 60 centimetri da una traversa, che prima era in legno, oggi lo standard è in calcestruzzo. Considera che lo standard sul quale viaggiamo noi oggi è stato ingegnerizzato nel fine 800, si è entrati sul mercato nel 1901 e gli italiani in Italia siamo stati tra i primi a utilizzare le traverse in calcestruzzo. Ti chiedo una cosa, il vostro brevetto mondiale, immagino, mondiale, l'avete noi coperto oggi ovunque. Siamo definitivi B1. Dove hai messo le prime traversine? Prime traversine abbiamo messe in Italia, abbiamo però chiuso il primo contratto di licenza negli Stati Uniti. Quindi le metterai negli Stati Uniti per realtà. In Italia dove? Quella che mi dicevi in Emilia Romagna? Sulla Reggio Modena siamo installati e sulla Reggio Sassuolo. Parlami della raccolta dei soldi, perché i 100.000 del premio sono un premio. I venture capital servono poi per crescere e fare un'azienda vera. Però il venture in Italia su un prodotto industriale in fase seed è abbastanza difficile da convincere. Perché ovviamente è un percorso molto più lungo, molto più articolato, molto più rischioso. Noi abbiamo raccolto 4 milioni di euro a fondo perduto fra fondo grant perduto, europei. Grant europei, abbiamo vinto SME Instrument fase 2 e finanziato 3 milioni quindi e 3. Non hai preso soldi di venture capital ancora? No. Curioso. Ora stiamo cominciando. adesso sì, perché ovviamente ogni startup ha una serie differente. Dove hai messo l'azienda? Milano. Dove le fabbricate? Adesso fabbrichiamo a Piacenza. Abbiamo un impianto a Piacenza, poi noi come modello di business ci occupiamo del licensing e della fornitura degli impianti. Certo. Noi negli Stati Uniti stiamo fornendo l'impianto industriale, abbiamo dato concessione di licenza in 5 stati degli Stati Uniti, adesso stiamo chiudendo in India
Mentre ero qui mi hanno scritto Algana, cioè noi abbiamo la fortuna di essere conosciuti praticamente in tutto il mondo. E ti dispiace un po' che Ferrovie dello Stato non ti ha ascoltato alla fine? Ma guarda, assolutamente sì, però alla fine, cioè, io faccio impresa, alla fine tanto so che da qualche parte prima o poi... Senti, l'ultima, e poi abbiamo ancora due storie molto belle. Hai fatto pace con i tuoi genitori su questa tua scelta da tanti anni? Sì, assolutamente, ma già subito. Quando mia madre si era rasserenata, già quando ha capito, ho accettato di andare a fare pitch, l'operaio. Diciamo, perché lei era l'operaio, sì, sì, perché pensava che dicessi no. Invece l'ho fatto. È servito anche quel passaggio, immagino, assolutamente. Cioè, secondo me oggi uno dei problemi di chi... fa impresa e che viene fuori alle università e che magari molte volte ti manca l'esperienza del vissuto. Ne parlavo poco fa proprio con... Senti, mi stai facendo il lancio per la prossima storia, sei un presentatore perfetto, altro che Mystery Why. E un applauso per Giovanni De Lisi. Grazie. A proposito di vissuto, oggi pomeriggio in camera guardavo le video interviste poche, perché appena debuttato nel mondo dell'impresa, di Maria Celeste Lauro, che da febbraio, se non sbaglio, è amministratore delegato di Ali Lauro, 23 anni, mamma, moglie e amministratore delegato di un gruppo fondato da tuo nonno, così importante. Esatto, 75 anni fa. Mi verrebbe dire uno start-up con una lunga storia. Diciamo. Sì, esatto, una lunga storia di mare che sto proseguendo io dopo l'insegnamento di mio padre. Sono entrata in azienda fin da piccolissima, iniziando da mozzo. Poi ho proseguito lavorando comunque nei cantieri navali, ho preso in gestione io in mano tutti i cantieri. Però perdonami, scusa, tu in varie interviste hai detto mi hanno messo a pulire i bagni. No, ma non è giusto che sia così. No, così? No, veramente. Ah. Sì, sì, dall'inizio. La gavetta è giusto farla, perché adesso posso dire stai sbagliando quando qualcuno fa qualcosa che non deve fare. Ma già a 14 hai cominciata? Sì, durante il periodo estivo. Tu interrompevi la scuola, invece delle vacanze facevi il mozzo. Esattamente, facevo il mozzo a porta. Com'è questa passione? Cioè, non è scontato che poi i figli facciano quello del padre, del nonno, non è proprio così banale. È vero, soprattutto perché il mio non è un mondo molto femminile, però se c'è la passione, penso che le passioni siano il motore del mondo, quindi si può fare assolutamente tutto. Ma ti piaceva il fatto di lavorare con papà o ti piaceva proprio il settore? Mi piaceva il settore. Mio padre è un uomo straordinario, ma è anche un uomo che ti butta in mare e ti dice nuota. Se tu l'istinto dell'essere umano è quello di sopravvivere. Ma soprattutto visto il mestiere che fa, spero che non ti dica nuota, perché vuol dire che la barca non è un problema, diciamo che ti dirà ormeggia. Ti devi organizzare da solo per evitare di annegare, quindi insomma... Ma è vero che sai ormeggiare una nave, una barca importante? No. Ho imparato, sono stata mozza. Sì, sì. Tutto è fatto di quella parte. Sì, sì, ma la patente nautica. Allora, la cosa curiosa, 23 anni è molto presto per arrivare a fare la missione delegato. Perché questa scelta familiare di affidarti il gruppo così presto? Allora, io dopo la scuola ho fatto liceo internazionale francese, mi hanno spedito a Londra. E ho lavorato in una banca di assicurazione dove ho avuto modo anche di capire un pochettino le dinamiche del settore marittimo. Dopodiché mio padre mi ha chiamato e mi ha detto io ho bisogno di te in azienda, se vuoi proseguire la nostra storia devi venire qui subito. Quindi ho lasciato Londra e mi sono trasferita a Napoli. È stato traumatico per me, naturalmente. Dove tu non eri mai vissuta. Dove io non avevo mai vissuto, sì. Tanto esatto. Che questa sera, possiamo dirlo, c'è cioè Napoli-Liverpool, possiamo dire no, non possiamo dire. Sì, sì, certo. Tifa per la Roma lei, quindi diciamolo. Non vorrei uccidere il buon... Ma sono romana. Sì, sì, è romana, è così. Lo dico perché mi ha messo delegato napoletano, adesso hai perso molti punti in questo momento. Ma l'hai guadagnati con me, che c'ha un suo perché, quindi vai. E quindi sono andata da lui, sono entrata, mi ha dato in mano tutti i cantieri navali, quindi anche per una donna entrare nei cantieri, capire come funzionavano i motori. E successivamente sono diventata consigliere di amministrazione e dopo 3 anni mi hanno nominato amministratore delegato. Mio papà è andato in pensione. E... Ma secondo te perché? Perché a volte questi papà non se ne vanno mai, diciamo, vogliono restare lì fino all'ultimo giorno. Invece lui a un certo punto ha detto sei pronta? Ha detto sei pronta, ora è il tuo momento. Ah. E penso sia una cosa meravigliosa, perché solitamente uno è anche molto geloso della propria azienda. Avere il coraggio di darle in mano a qualcuno di più piccolo e supportarlo anche. Perché... Senti, ci sono due cose che riguardano un po' il tema startup. No? Spesso nelle startup funzionano quelle fatte da ragazzi, ma che hanno accanto qualcuno di un po' più esperto. È successo anche a Google o a Facebook. Gli altri si sono messi accanto. Tu c'hai accanto un amministratore delegato come te che ti aiuta nelle scelte difficili, giusto? Esatto. C'è un tutor, l'hai chiamato. Esatto, esattamente. Spieghiamo questa soluzione, com'è?
Beh, è un tutor che mi aiuta nelle scelte più importanti perché naturalmente ho tanto da imparare e non mi sento di essere arrivata. E è soltanto un supporto, sono felice di condividere questa esperienza con lui, anche perché ci possiamo confrontare. Io naturalmente do la mia idea dal mio punto di vista, lui mi spiega la sua e poi prendiamo le decisioni insieme. Certo, il bello è che poi avendo 23 anni è un punto di vista completamente nuovo sulle cose rispetto a quello che potrebbe avere uno della mia età o più, ancora più grande. Mi è curioso il tuo approccio su Facebook, cioè il fatto che le persone che prendono le loro navi, poi se qualcosa non va, vanno su Facebook a protestare, ti irrita. E da lì è nata l'idea di fare un customer care diverso, me lo racconti? Esattamente. Beh, come potete notare, l'Ali Lauro è l'azienda della mia famiglia, c'è il mio cognome dentro, quindi quando qualcuno si trovava male, ero la prima a leggere i commenti, ero la prima a rispondere dietro il profilo del customer service apposta e non riuscivo a dormire la notte perché mi sentivo male, cioè forse abbiamo sbagliato qualcosa. Ed è nato il primo customer service del trasporto pubblico. Cioè hai detto, se dovete protestare, protestate con me. Io rispondevo, fino alle 2 di notte a rispondere io ai clienti perché dicevo non è possibile, cioè, mi faceva male. Ma c'è un canale WhatsApp anche per comunicare? Abbiamo un canale WhatsApp, no, su questo siamo innovativi, abbiamo un'applicazione che permette in tempo reale di verificare attualmente dove sta la nave, tra quanto imbarca, se sta in ritardo, se sono sospese per avverse condizioni meteomarine. Abbiamo il controllo a distanza sui motori, che è una novità insomma per noi, in cui il nostro cantiere navale può sopperire a qualsiasi genere di problema, anche se la nave si trova a molte miglia dalla costa, e quindi tramite i sistemi di automazione possono sopperire a qualsiasi genere di problema senza dover portare necessariamente l'unità in bacino. Senti, una cosa che riguarderà la storia della tua famiglia, tu ti chiami Maria Celeste, la vostra nave principale si chiama Celestina? Una delle nostre navi si chiama Celestina. L'avete rifatta in modalità 4.0, ringiovanendola di 15 anni, che vuol dire? 20 anni. Abbiamo ottenuto dal RIN il ringiovanimento di 20 anni. Ma c'è proprio che un certificato di 20 anni in meno? Assolutamente sì. Ci posso andare anch'io? Mi ridanno se faccio... Lo so, magari... Diciamo che quando si cambiano i motori e c'è un ringiovanimento, insomma, si toccano le lamiere, si fanno dei lavori importanti, abbiamo questo ringiovanimento che attualmente è il primo nella storia del Golfo. Quindi i motori sono ad emissioni zero, è un green alle scafo, insomma. Un green rail agli scafo, in tema col tema, con Giovanni. L'ultima cosa, sei mamma e questo riesci a conciliarlo con il lavoro, l'hai raccontato in tante interviste, mi ha colpito l'approccio verso i bambini in viaggio. Cioè hai detto che vuoi creare un servizio quando i genitori, che posso capire, viaggiano con i figli, non sappiamo che fargli fare. Raccontami sì, come lo so. Sì, perché io sono la prima, che mia figlia è ingestibile quando prendo il treno e quindi ho detto perché non utilizzare un servizio di hostess che comunque accompagnano i bambini durante il viaggio, così i genitori si possono godere la traversata. Stiamo aprendo anche un nido aziendale per dare la possibilità a tutte le collaboratrici che lavorano con noi di lasciare il bambino e quindi di lavorare più tranquillamente. Bella. Molto bello, un applauso a Maria Celeste Lauro. Marco, con Marco ci conosciamo da anni, non posso dire che l'ho visto nascere, ma lui è il contrario, lui mi ha visto arrivare a Wired nel 2009, già aveva fatto qualunque cosa nel mondo della comunicazione digitale. Il tempo è finito, la finiamo qua Marco, siamo 3 minuti fuori. Allora, ricapitolando, nel 96 fonda Communicate, poi Lightbox, poi Live Support, poi Machi, poi Tips and Trip, poi Blogo, poi a un certo punto Tannico. Ne hai fatti di ogni. Ebbene sì, avevo bisogno di bere. Tannico è la più grande cantina italiana del mondo, alla fine? È la più grande cantina e assortimento di vini italiani al mondo, sì. Facciamo un passo indietro. Ne hai fatti tante di startup anche quando in Italia non se ne ancora parlava, non c'era la legislazione sulle startup. Cos'è cambiato in Italia? Visto che sei l'ultimo intervento, come siamo messi rispetto a quello che è diventato molto più facile. C'è un pochino di ecosistema. C'è purtroppo sempre quello che secondo me è il grandissimo handicap in Italia, perché continuiamo a confrontarci Italia-Stati Uniti, Italia-Israele, Italia-UK, ma in Italia si mangia benissimo, c'è il sole, c'è l'arte, quindi... ci sono dei paesaggi stupendi e quindi c'è molta meno voglia secondo me di spingere. Quindi questo è rimasto rispetto a 20 anni fa, cioè, quando tu dici, è iniziato. C'è proprio un fatto anche... Secondo me sì, siamo diversi. Però aggiungo, Spagna è molto avanti a noi. Pochino più avanti, un pochino più avanti, Grecia è abbastanza simile, cioè tutto il sud Europa dove si forse si vive quindi meglio. Quindi secondo te bisogna stare a alte latitudini per fare impresa, un po' secondo più scomodi? Me sì.
o in posti un po' più... Però tu sei uno frenetico, ne fatte, quante ne hai fatte? Le contate le tue startup della vita? No, no, perché alcune sono fallite, quindi quelle ma quello tolte. Fa parte del gioco però, certo. È normale. Certo, no, ne ho fatte 6-7, diciamo, di importanti due. Tra cui Blogo, che è stata una delle più... Blogo importante e Tannico, appunto, importante. Mi ha colpito una cosa che hai detto su Tannico, quando tu che sei uno frenetico che ha cambiato in continuazione, spesso a volte con exit di successo hai detto... Tannico vorrei che fosse quella che mi accompagna fino alla tomba. Sì, perché mi sono reso conto, sono entrato nel mondo del vino perché vedevo un'opportunità e poi dopo ogni mese mi sono reso conto che è un settore che ha bisogno di innovazione, ha bisogno di grandi cambiamenti, è assolutamente vecchio da tutti i punti di vista, comunicazione, distribuzione, agenti, marketing, tutto. E quindi ogni giorno vedo che c'è sempre di più da fare, cose che in altre occasioni invece mi sono trovato poi a un certo punto a dire ok, il mio l'ho fatto. Tu che c'hai un'esperienza, hai fatto anche il venture per una parte della tua vita, come hai trovato i soldi per partire questa volta? Hai messo quelli delle exit precedenti, immagino? Ho messo qualche soldo io e poi dopo... Ovviamente essendo stato nell'ambiente da tanto avevo la facilità di connessioni che non vuol dire poi riuscire a raccoglierli, però sicuramente il primo passo, quello di conoscere le persone, era già fatto. E poi c'era oggi diamo due numeri su Tannico, perché tra l'altro abbiamo scoperto oggi, quando sono andato, ho provato a comprare i vini anche da lui, ma lo farò più tardi, che i numeri sul sito in realtà non sono aggiornati, sono molti di più di quelli che dichiarate. Raccontiamolo un attimo, sì, quante bottiglie di vino, quanti clienti? L'anno scorso 1 milione di pezzi e 100.000 clienti, adesso operiamo in 20 paesi, l'Italia è partiti da poco, l'estero, l'Italia fa 90%, l'estero fa 10%. È stato complicato portare le cantine italiane su internet? È stato molto complicato all'inizio, ancora più complicato è stato capire come spedire all'estero, perché c'è tutto un tema di accise, dazi, dogane, fiscalità. Che avete risolto. Che abbiamo risolto. Infatti voi avete vini italiani, ma non solo vini italiani, mi dicevi, c'avete anche la Napa Valley o la Francia. Sì, abbiamo una grandissima selezione di vini francesi, champagne molto, e poi il resto del mondo è molto bene coperto. Allora, hai da poco chiuso un round di investimento di quanto? Di 4? In totale abbiamo raccolto 8 sì, erotti, e l'ultimo 2,5. In realtà è stato un aumento di capitale, non tanto per i capitali, quanto perché entrava un fondo di capitali asiatici e mi interessava il punto di vista sull'Asia. E è entrato questo gruppo di Hong Kong? Sì. Senti, il finale quindi non è che tu a un certo punto vendi tutto, come è successo ad altre cose, e fai una exit? Cioè, la tua idea è farla crescere, farla diventare... Cioè, avete le possibilità di diventare il sito mondiale di vino? O la concorrenza è grossa? È un mondo molto frammentato, per cui il sito di vini prevalentemente italiani, quindi diciamo gli ambasciatori del vino italiano nel mondo, sì. In America compra il 90% vini non italiani e quindi lì noi potremmo avere molto meno trazione. Senti, siamo fuori di 7 minuti, tra poco ci cacciano tutti quanti, ma telegraficamente ne parleremo di politica negli interventi seguenti, soprattutto quello sui venture capital. Una delle cose che ha proposto il governo, che riguarda un po' tutti voi, me la commentavamo prima, è il tema della chiusura domenicale. No, decidono che probabilmente è giusto chiudere per salvare le famiglie, eccetera. Riguarda anche l'e-commerce. Ahimè sì, e se questo è il loro passaporto iniziale per l'innovazione, direi che dire a un e-commerce domenica chiudi, si è messi bene. Va bene, la finirei qua per ora. Grazie. Grazie a voi. Grazie.